Salve a tutti, io sono DroneGamer e benvenuti all'episodio finale di Doom Eternal. Ormai il demone franco non ci può più sfuggire, preparatevi per uno scontro talmente difficile e assurdo che onestamente pensavo che avrebbe vinto Franco. Buona visione! Ragazzi, 10 secondi che Pappino ha bisogno di una corazzata. Si sono triggerati. Meglio abbondare quando si tratta di demoni, no? Aspetta che devo ricordarmi ogni tanto anche di switchare alle granate normali. Aspetta, ha fatto fuori il nerdone. Oi, chi è che mi ha attaccato da dietro? Ma ti pare caso di arrivare da dietro così? Almeno avvisami la prossima volta. Ok, incendione e corazzone. Aspetta. No, dai, potevi luccicare altri 2 secondi. Dicevo, potremmo effettivamente potenziare. Vabbè, c'ho un pochettino di cose da sbloccare. Con questo possiamo avere 2 granate a frammentazione, che devo ricordarmi di switchare da uno a quell'altro. Ok. E la ricarica della granata più rapida, effettivamente. Non mi dispiace, abbiamo 29 punti per le armi. Sì, ho capito. Vammi sull'arsenale, sicuramente quest'oggi è cosa buona e giusta potenziare la nostra mitragliatrice in modalità torretta mobile. Ovvero con 4 canne rotanti, attivazione rapida, perfetto, così si trasforma più rapidamente. Velocità di movimento aumentata. Qualcosa sui danni non è che mi sarei offeso. E possiamo anche fare in modo che la torretta mobile non si surriscaldi più se sblocchiamo la sfida maestria. E noi la possiamo saltare perché c'ho i token. Davo 5 token, tanto vale effettivamente utilizzarli. E visto che io vado avanti praticamente sempre con il fucile al plasma, sbloccherei anche la sfida maestria in modo tale che quando diamo la scarica, io la vampata la uso in continuazione, i proiettili facciano più danni. Questa è una cosa che gradisco proprio tanto. Ok, il resto dei punti casomai li spendiamo quando sappiamo effettivamente cosa acquistare. Ma stati buono. No, aspetta, non era quello che volevo. Sto già facendo confusione con i tasti, scusa, Li volevo congelare e sparare sul culetto. Ecco qua, che è cosa buona e tanto giusta. Ok, qua possiamo prendere l'ascensore in maniera non convenzionale. Ok, aspetta. Wikipedia demoniaca. Aspetta, che sicuramente qua c'è qualcosa, qualche segreto. C'è una vita poco distante. È sotto in effetti. Aspetta un secondo. Non mi di... No, dai, gioco. Dai, c'è il cunicolo, si vede il cunicolo, porco cane. Allora, sono tornato di sotto e guardando l'ascensore, parapapà. Ma guarda un po', c'era un modo per abbassarlo. Ammetto, alcuni enigmi sono anche leggermente geniali. Ma non troppo, ammetto, non me li aspettavo da un gioco del genere. Ciao, Wannapino, vieni qua. Perfetto, e... come torno fuori? Aspetta, c'è una porta che posso aprire con molta delicatezza. Ottimo. E ora possiamo proseguire. Allora, dovremmo saltare... dove? Oddio, che succede? La signora non spa... ma sarà bastardo, però! Signor Franco, avanti! Faccia il bravo demone! Ok, che vuol dire che ora posso passare da quest'altro lato. Che casino. Oh no, siete già arrivati. Oh no, siete già arrivati. Aspetta. Allora, vediamo di incendiare tutta l'allegra banda di rompiballe. Colpo iperpotente. Colpo iper super potente. Aspetta, c'ho la corazza di proiettili al massimo, mi prende in giro. Non capita mai. Ok, dobbiamo arrivare sull'altro edificio, come potete vedere. Ma l'unico punto credo che sia il coso fuori qua del lavavetri. Se il DroneGamer avesse problemi con le altezze. Oh, aspetta, ce le ho. Ok, ciao ragazzi. È qui che si divertono tutti i demoni, quelli fagli. Bani, tu luccica per me, bravo ragazzone. Aspetta, allora attiviamo scudozzi, perfetto. Anzi, incendiamo anche gli animi dei giovani. Bani. Ok, così mi droppate morte, vita, miracoli e porchi. Quanto? Aspetta. Oh, c'è un totem. Oh, non era neanche troppo difficile da trovare. Ho finito i congelamenti, i ghiaccioletti, porta pazienza. Però lui deve rompere le balle comunque. E ora ti pigli le granate esplosive. Doppia granata esplosiva is magic one. Ancora non ci muori. E che cocchio però. Cosomon, non mi ricordo. Come si chiama? Porcomon, non mi ricordo mai il suo cavolo di nome. Bani, moriteci tutti male. BFG, vieni da Pappino. Dimmi che ce l'avevo già carica. No, non ce l'ho. Sì, ce l'ho carica. Senti, se ti mettono la BFG DroneGamer, tu usi la BFG e la sparo fuori, tanto comunque dovrebbe avere effetto. Ok, sì, mi ha triturato praticamente tutti. Olì! Bani, droppatemi tutta la vostra corazza. Aspetta. No! Anch'io posso fare gli attacchi con i fagli. Dai, noi proiettili dovrebbero aiutarmi. Aiutano, effettivamente si nota leggermente la differenza. Soprattutto i demoni, la sentono proprio tanto. Oh, ragazzi, c'ho vita a cosa al massimo. A botte di culo assurda. Ah, buongiorno, mi ha fatto prendere un colpo. Nerdone, vieni giù. Porco cane, che se ti vede la donna del pulizia poi si cacchia. Sai quanto ci vuole a pulire il soffitto? Dove vai? Oh, dove vai? E che cocchio, aspetta che mi stanno tirando gli schifi. Ovviamente no, non era quello che volevo prendere. Oh, ho finito i colpi per questa. Devo andare. No, io di lanciamissili, che schifo. Maledetta cicciolina corazzata, avevo tutto al massimo.
Sei arrivata tu e mi hai fatto perdere tutto. Porca di quelli per porca. Oh, e che cocchio. Ora, oh, si Sifilide ti protegge bene, bastard. Ok, ora devo recuperare tutta la corazza. Che cocchio, aspetta che c'è almeno un po' di vita. Ok, siamo al piano di sopra, ma appena arriverò ovviamente si scatenerà l'inferno. Nel vero senso della parola, peraltro. No, tutto tranquillo. E la coda mi preoccupa un sacco. E c'è anche un cunicolo qua così lasciato a se stesso. Oh, ho trovato un segreto. Ho trovato, non stavo cercando segreti, buongiorno. E qui il segreto? Oh, 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 a quanto pare hanno cominciato il festino senza dirmi nulla. Ciao ragazzi, Rocketman, ti incendio già subito io. Aspetta, 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 muoriti. Oh, c'è un totemicino. Non so, ho visto qualcuno rosso, mi sono spaventato per un secondo. Perfetto, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, andiamo di BFG. Andiamo di BFG, ara la BFG, perfetto. Vediamo di risolvere direttamente la questione da subito. Signore, signore, sono da questo lato. Non mi aveva visto, ma vabbè, tagli, aspetta, aspetta. Oh no. Oh no, no, non tu. Ok, sono riuscito a triturare il signore stando zitto. Quello è una di quelle battle che faccio normalmente stando zitto per concentrarmi al massimo, perché mi fa sempre un chiurlo assurdo. Ah, il sigillo è ancora attivo, scusi, si faccia triturare cortesemente. Ah, mancava proprio lui, il minion di turno. Ma non ci credo mai nella vita, ok? Mi ha dato un altro punto arma. Allora, sembra che stiano combattendo là dentro. Aspetta un secondo che sicuramente ci sarà un segreto. Salve signore, che piacere incontrarvi. Ah, ok, ti ho salvato, signore. Era lì tranquillo lui che si faceva sparare. Ma vabbè, dettagli, no, non c'erano segreti. Neanche un segretino, no, neanche un segretino. Ok, andiamo avanti, piano. Ma dopo sto parkour non lo sopporto più. Basta col parkour. Giovani, dite no al parkour. Dite sì al telone, vota telone. Aspetta. Fateli. Ragazzi, che state a fare lì? Che vi rischiate di scivolare di sotto, è pericoloso. Ok, mi restano ancora un po' di edifici da attraversare. Ma direi che siamo quasi arrivati. No, vabbè. Per sto episodio ci ho perso anche troppi anni di vita. Oh, non l'avevo visto. Ma di sicuro lo sto per sentire. No, ho sprecato lo scudo. Andiamo di quattro canne. Quattro canne is meglio che one. Ok. E gli sprecherò tutti i colpi. Ma vabbè, non importa. Oh, e che cocchio, ciccio. E ti eri affezionato alla vita, eh. Ecco qua. Aspetta, mani. Perfetto, torniamo allo scudozzo. Tiriamo fuori i colpozzi. Oh, e che cocchio. Aspetta, cambiami granata. Ok, congeliamo un pochettino i giovani, così ho più tempo. Madonna lag, per cercare di contrattaccare. Che cazzino. Oh, ragazzi, ricambiami granata. Metti quelle che è esplosive. Devo attaccare con tutto. Quest'oggi devo attaccare con tutto, nerdone. Mobat, sì, so che dovrei spararti all'arma, ma chi sono foot. Ok. Rimarrò senza voce per recare tutto questo episodio. Cicciolina, guarda, te ti pigli. Oh, sto per morirci? Ma veramente sto per morirci. No, te ci muori prima. Cicciolina, te ci muori. Oh, porco cane, non t'avevo visto. Porca boia. Vita extra sprecata, dannazione. Signore, mi droppi munizie perché sto sprecando tutto. Porca boia. Un altro God Simulator è arrivato. No. Droppami corazza che ne ho bisogno. No, io qua non ci sopravvivo. Possiamo saltare gli scontri? No, The Long Gamer, non puoi. Devi affrontare ma proprio tutti. Ehi, è qui la festa, ragazzi. Ciao, Ma porca, ma chi t'ha invitato? Ma chi ti conosce? Vai via, pezzentone. Sì, certo. Mi sa che qua dobbiamo andare di BFG, ragazzi. No. Risolviamola pacificamente con una BFG. E chi si è visto, si è visto. Oh, totem vicino. Totem vicino, maledetto totem endostai. Oh, c'è un one up qua dentro, devo trovare un modo per recuperarlo. Aspetta che non so nemmeno io dove. Oh, porco cane, non t'avevo visto. Tu ti triggerati male. No. Gioco, non mi spara l'arma. Non so che succede. Non mi spara l'arma. Era come se si fosse bloccata temporaneamente. Ma mi prendi in giro. No. Aspetta. Tutti qua siete. Posso avere un'altra BFG? Io vorrei tanto un'altra BFG, cortesemente. Non mi dispiacerebbe proprio per niente. Oh, porco cane. Spara anche le granate. Spara tutto. Porca boia. Porca cane. Non so dove è il totem, ragazzi. Non so dove sia quel maledettissimo totem. Sto finendo i colpi. Ok, aspetta. È morta anche questa. Dov'è il totem? Ok, si è aperto l'accesso alla parte superiore che prima mi era precluso. Porco cane. Sì, certo. Senti, io sparo da una certa distanza. Gioco! Perché ogni tanto ti blocchi lì e tanti saluti? Aspetta. Bani.
Porco cane. Porco cane. Ok. Il totem deve essere qui. Il totem deve... Oh, oh, BFG, BFG, BFG. No, dai, prendimi la BFG. Ok, ok, spara il colpo. Spara il colpo e tanti saluti. Ok, ok, dovrei guadagnare del prezioso tempo per trovare quel maledetto totem. Altro colpo della BFG, sì. Allora, sono 5 minuti che combatto in silenzio perché porca di quelli per porca. Sono iperconcentrato e ancora non è finita. E ancora non è finita. Sì, vabbè. Oh, no, e beh, anche l'evocatore. Anche l'evocatore, perché noi non ci facciamo mancare proprio nulla dell'un gamer. E quel cavolo di totem ancora non l'ho trovato. Aspetta che c'è della corazza qui, dammi tutta la... ho trovato un altro colpo della BFG. Oh, io lo sparo e tanti saluti. Io lo sparo e tanti saluti. Ora si può andare avanti a sto modo. Vi giuro, non ne passa più. Ok, ok. Madò, è stato uno scontro assurdo. Intanto palazzi che esplodono in lontananza. Oddio, c'ho i traumi dovunque. Dove cavolo fosse quel totem non mi è dato sapere. Ok, nel frattempo sono tornato ai piani inferiori, perché se vi ricordate c'era quel one up da recuperare. Che vuol dire che ci deve essere? Ah, la paretina furbina da buttare giù. Ok, segreto scoperto. Signore è contento. Guarda che c'ha un sorriso stampato in faccia, incredibile. Perfetto, il mio lavoro qui è terminato. Lei la lascio vivere perché è una persona davvero molto simpatica. Ok, dobbiamo saltare dall'altra parte. Succede? Buongiorno, chi è che urla? Non mi urtate così in faccia, dannazione. Ok, ho corazza e vita quasi al massimo. Però lo sappiamo tutti che è una vana speranza di poterli mantenere. Ecco, no, pugno, volevo che ti aggrappassi, ciccio. Ok. Aspetta, no, sembra tutto tranquillo. Che vuole lei? Ma vada via, pezzentona. Perfetto, sono salito al piano di sopra. Ora dobbiamo ovviamente saltare da un edificio a quell'altro. Ok. È vicino. Ma va? Il ponte. Meno male. Meno male. Mi date qualcosa? No, ma niente, non c'è nulla in mappa. Ma che delonghine. Muovi il culo e non rompere le scatole. Ok, allora andiamo a fare un kinder sorpresa a qualche signore qua sotto. Olè. Arrivo proprio motosegando le genti. Aspetta, non perdermi nulla. Cerchiamo di non perdere nulla, porco cane. Sì, ti pare... No, no, gioco, fammi andare su. Ok, ero saltato male prima, ho dovuto far fuori tutti direttamente dalla distanza. Qua non ci sta un gacchi di niente. Ok, ok, ci siamo. Sento odore di demone franco nell'aria, santo cielo. Oh no, sento anche odore di porchi, ma dai, ma... Volevo 5 secondi di pace. Non chiedo tanto, ragazzi. È stata una giornata difficile per tutti. Però hai visto, scudo che non ti fa vedere una ciolla di niente. Che fai, schivi? È arrivato Capitan Schivone. Eh certo. Oi. Stati buono, aspetta. Ho detto stati buono. No, porca paia, non era quella congelante. Oh, e ora ci muori come tutti i tuoi cugini demoni. Ok, è fatta, è fatta. Sono gli ultimi salti. Se non mi frego da solo col parkour, aspetta. Ok. Ok. Per un secondo mi ero cacato. Oh, sono di nuovo dentro un tram. Ma che bello, era da tanto tempo che non c'entravo. Il gioco è magnanimo, mi ha dato un po' di munizioni, corazza, salute. Ti ha detto, senti, tanto lo sappiamo che ci morirai malo malo, non rompere la ciolla. E vedi di andare a affrontare Franco. Ok. E oltre quella porta, e anzi quella parete. Oh, mi ha dato anche la BFG, bravo gioco. Ok, abbiamo ben 6 vite da sprecare, il che vuol dire che forse, forse, riuscirò a sconfiggere il boss finale. Signor Franco, dov'è di bello? Buongiorno. Guardi, trattengo a stento l'emozione, eh. Il demone Franco non è contento. Beh, ma sei ipercorazzato tu, ma non vale. Cioè, tecnicamente lo sono anch'io. Ma te sei grande 826 volte me. Oh, no. Ho un bruttissimo presentimento. Così mi butti in partita. Icona del peccato. Distruggi tutte le componenti della corazza dell'icona del peccato per disabilitare il suo scudo energetico protettivo. Sparare allo scudo energetico esposto non provoca alcun danno. Ah, ok, quindi prima devo rimuovere tutte le parti. Yeee, yeah, signor Franco è contento. No, porca di quelli per porca, buongiorno. Allora, immagino che tra poco ovviamente arriveranno anche i simpaticoni. C'è la BFG, perfetto, la ricarica del pugno. Buongiorno signore, mi droppi un munizio che ne avrò davvero tanto bisogno. Allora, cominciamo a fare i fighettoni. Con la mitragliatrice a 4 canne rotanti. 4 canne rotante is meglio che one, lo sappiamo tutti. Oh, buongiorno anche a lei, Petty. È difficile prenderla, signore, buon uomo. Riusciamo a distruggere almeno una parte, non mi giro neanche, non mi giro. Quanti colpi. Sì, ma quanti colpi. Ok, ok. Ah, no, per un secondo credo di avercela fatta. Oh, da dove arrivano tutti? Buon e anche tanto giorno. Oh, ragazzi, ne possiamo parlare da demoni civili. Via.
Ah, aspetta, adesso ho visto bene, una parte gliel'avevo rimossa, non mi ero sbagliato. Che fa, signore? No, non mi tiri cose sataniche, porti patenza. Ok, continua a sparargli, fotte sega per i danni, ah, ok, aspetta, c'è decisamente troppa gente, Bani, ho detto via di qua. Ok, la BFG dovrebbe avermi salvato il Cure un attimino. Ok, perfetto, diamoci una mossa prima che tornino all'attacco i demoni. Come salute critica. Oppo, non avevo visto. Oh, 2 secondi fa non c'era nessuno, sono spawnati tutti all'improvviso. Buoni ragazzoli, sì, ma non posso sparare a tutti. Oh no, che succede? L'Archvile adesso dove? No. Dillo Gamer, non stare a romperti le scatole. Ecco, qua risolviamola pacificamente. Perfetto, e torniamo a sparare al tipo. Gli ho rimosso semplicemente 2 parti, fetta. Porco cane, no, che si è sparato sopra. No, aspetta, devo sparargli sulla testa. C'è Iron Man diventato all'improvviso. Ok, finché sono qua sono protetto. Ah, zanzare nella vita vera. Non rompete le scatole. Ok, continuiamo a sparargli anche alla spalla. Porco cane, e che se lui si muove, sti colpi ci mettono una vita a raggiungerlo. Ok, perfetto. Facciamo una bella cosa. Andiamo di questo che di solito lo sentite bene. Mi sta dando anche un sacco di colpi per la BFG che forse dovrei anche usare. Signore, mi droppi morte, vita, miracoli e tutto il resto. Perfetto, per un secondo prendi tutto. Sono volato di sotto. Sono fatto prendere a panico. Anche gli snake che devono rompermi le balle. Aspetta. Ok, questa l'hanno sentita tutta. Buono. Ah, mi ha fatto... Cos'è successo? Mi ha spinto un atto non so dove. Aspetta che recupero un po' di corazza. Dammi il pugno qua. Buono, 5 secondi. Devo fargli fuori qualcosa assolutamente. Aspetta. Ok, gliel'ho tolta quasi tutta. Dai, stai fermo di... Porca di quella... No, ho finito i colpi della cosa. Ti crogiolo tutto. Crogiologiamo le genti. E tanti saluti. E mo basta veramente però. Guarda qualcuno che mi droppa munizioni. Signore, proprio lei volevo. Mi sto stra facendo prendere dal ok, ce n'è una. Dal panico che voi non ci avete idea. Cosa è successo? Boni, ok, fatti fuori tutti. Gioco, ti stai sminchiando, non so che succede oggi. Ok, resta un'ultima parte da attaccare. Aspetta, Iron Man, stati fermo con quel braccino che non riesco a colpirti. Ok, perfetto, gli è saltata tutta, ottimo, aspetta che tanto io recupero un pochettino di munizioni. Non ci sto capendo una... ciolla di niente. T'ho mancato, no, t'ho preso in pieno. Aspetta, ok, troppa mia vita. Perfetto, oddio, che casino, mi sta bombardando tutta la zona. Sono contento per lui, vado a palpeggiarlo. Prendi il portale. Che portale? Quale portale? Oh, buongiorno, c'è un gigantesco portale, non mi ero accorto. Allora, aspetti che mi rifornisco. Ok, dovrei aver preso tutto, quindi direi di raggiungere sto maledettissimo portale. Vai, Doomslayer. Ok, presumo che la battaglia sarà come la precedente. Signore, dov'è? Oh, icona del peccato, parte seconda. Colpisce e distruggi ciascuna delle 8 parti del corpo dell'icona del peccato. Sparare a parti bla bla bla, non infligge alcun danno. E buongiorno anche a lei, E buongiorno anche a lei, porca di quella super mega iper porca. Ok, cominciamo a sparargli, tanti saluti. Aspetta. Non è che stia sentendo troppi danni. Aspetta, allora andiamo di canne iperrotanti. Qui ti sparo in faccia che c'è quella brutta faccia da chiurlo, Franco. Senti, ho ancora 5 vite. La prima la spaccherò. Oh, tu in fretta, sono precipitato di sotto. Ok. Oi, 5 secondi. 5 secondi, stati buono. Oh, il gioco mi ha dato una BFG che intendo utilizzare. Buongiorno, signore. Molto in fretta, vai di BFG, perfetto. E mi sono accorto adesso che mi ero completamente dimenticato di attivare la modalità a 4 canne rotanti. Aspetta un secondo. Buongiorno, ora è attivata. Oh no, Abemus Evocatore. Aspetta un secondo, io intanto sparo un po' di gente. Mi prendo avanti, salute critica. Non me ero accorto che ci fossero così tanti. No, cicciolina, no, muorici male. Ok, perfetto, senti, c'ho la spada. Tanto vale utilizzarla. Aspetta, cicciolina numero 2, triturata. Ah, la grande. Non ci sto capendo niente, gioco. Ok, bravo signore che mi luccica d'amore. Sto scontro non lo finirò, ma proprio mai. Ok. Sì, ma non ho tempo di affrontare il tizio. Riprendimi la mitragliatrice. Ottimo. Oh, BFGina, vieni da papino. Ah, ok, signore, non la vedevo più, si stava spostando. Aspetta, evita le sue fiamme. Colpiscilo alle tette. Ah, gli ho fatto saltare una protesi al seno. Aspetta. Ciccio, non mi schivavi più. Aspetta un secondo. Che casino assurdo. Dove stanno andando? Signori, io sarei tipo qua sotto. Ma vabbè, dettagli. Bene, date buoni. Ok, ho recuperato un po' di corazza, mi consolo. Trituriamo lei, visto che c'avevo i mega tanicozzi. E una fetta iper di chiurlo, porco cane. Buoni. Porca boia, le ho detto mi stia fermo 5 secondi che non riesco a pigliarla, se no, ok. Ok, aspetta. Porco cane, sono sbrisciato. Dove va? Chi è che mi attacca? Oh, raga, vai di BFG. Va, porco
cane non sono riuscito a lanciarla in tempo. Il porco sì, sono riuscito a lanciarlo in tempo. Ah, Franchino! 5 secondini. Ok, ok, ok. Aspetta, 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 aspetta. Non ti sei saltata ancora la faccia, maledetto. Ok, ora ho sentito lo splecchete. Oh, oh, finalmente qualcuno da triturare, che ero a corto di munizie. Sì, ma sto scontro sta durando anche troppo. Ragazzi, io vi giuro, non posso continuare a sto modo. E guarda, gente. Ok, per fortuna quanti colpi della BFG sparare in alto e tanti saluti. Oh, vi giuro. Beh, mi hanno rubato le munizie di questa. Non so nemmeno io a chi sparare, cosa fare, dove andare. Franchino, ti ho trovato. Sì, certo. Volete anche dargli qualche altro superpotere a sto tizio? Bah, no. Ti vedo di lato, Trituriamo tutto. Aspetta, aspetta, aspetta. Trituriamo nel vero senso della parola. Dove è andato Franco? Franco, dove sei? Oh, e basta urlarmi in faccia. Che cocchio. Tira fuori la spada. Tira, no, ma magari non contro il tizio. Magari contro il tizio trituriamolo e basta. Fichu, ragazzi, è impossibile, mi sta attaccando qualunque cosa. Ok, 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 dovrei avergli tolto tutto. Dovrei avergli tolto praticamente tutto. Porco cane, porco cane. Ragazzi, ragazzi, buoni 5 secondi. Ragazzi, buoni 5 secondi. Ok, droppami tutto. Droppami tutto, porco. Vabbè. E il lag. Che succede? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Oh mio Dio. No, vabbè, vi giuro, sono stato letteralmente 8 minuti zittino a cercare di colpire Franchino. Oh, oh mio Dio, che sudata. Fatemi bere. Ah, Franchino, cuccati sto spadozzo, maledetto. Oh, mamma mia, oh. Una battaglia più dura non me la potevano far fare. La prima parte dello scontro è stata fattibile. Sul secondo spawnava chiunque. Chiunque passasse di lì, pam, vieni a rompere le balle. Oh, avevo ancora una, forse due vite. Mamma mia, scontro impossibile da fare. Ok, direi che ancora una volta abbiamo salvato il pianeta Terra. Mi è svenuto proprio davanti così. Ciao Franchino, ci vediamo la prossima volta. E addio. Mamma mia. Che poi Franchino gentile che è rimasto lì a farsi crivellare di colpi, poteva andare via dalla serie. Aspetta che rigenero un po' di vita, poi ti ritorno. No, poteva distruggere l'edificio su cui mi trovo. No, Franchino non è mai stato un demone poi così furbo. E sarai il loro salvatore. La tua forza sarà il loro scudo. La tua volontà la loro spada. Tu rimarrai mai domo, perché la tua lotta è eterna. Ma che gran botta di Chiurro, Spero che qualcuno mi paghi gli straordinari per tutte le volte che ho salvato il pianeta Terra. Ho salvato gente su Marte, ho salvato gente dappertutto, Ragazzuoli, io direi che allora anche per questa serie è tutto. Ancora non ci credo che sono riuscito a portarla a termine. Questa è la gabbietta del coniglietto, perché mi avete detto nei commenti che tutto è iniziato perché i demoni gli hanno fatto fuori il coniglio. Ma vabbè, dettagli. Abbiamo collezionato un bel po' di collector, ma ancora me ne mancano molto. Guarda qua, parca di quelli per porca. La mia collezione non è completa. Spero ovviamente che la serie vi sia piaciuta. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. E noi ci vedremo casomai in qualche altro video. Adesso vediamo casomai cosa inventarci per le prossime serie. Grazie a tutti quelli che l'hanno seguito fino alla fine. E ciao ciao!